Si parte? Iniziamo oggi questa avventura, roster al completo per partire con gli allenamenti di questo campionato di DNB che ci aspetta. Campionato importante, quindi in queste 6 settimane e mezzo lavoriamo già con in testa il primo avversario che serve. Senti, una domanda, la principale, di confronto della Serie C, gli allenamenti della Serie B, sono più onerosi? Sicuramente saranno più allenamenti, perché comunque lavoreremo anche le mattine. A parte questo, già l'anno scorso con il roster di DNC abbiamo fatto un lavoro importante che è durato addirittura quasi 10 mesi, quindi a livello poi cambia a livello quantitativo, però a livello qualitativo già l'anno scorso abbiamo fatto un lavoro importante. Qualche conferma oltre Franco Mazzotti che non ci sta perché per impegni di lavoro non... Sì, abbiamo confermato Simone Salamina come playmaker, che diciamo è il nostro punto fermo. Abbiamo confermato Francesco Teofilo, che ci ha dato la disponibilità per questo campionato. Abbiamo confermato Emanuele Musci, che l'anno scorso credo sia stato il giocatore più migliorato per quello che mi riguarda, per quello che riguarda la mia squadra, non parlo di campionato in generale. È stato un ragazzo che anche quest'anno ci darà una mano, magari non partendo titolare ma partendo da dietro, ma l'anno scorso abbiamo conosciuto un ottimo atleta, un ottimo ragazzo, quindi siamo stati contenti di poterlo confermare grazie anche alla collaborazione degli amici di Francavilla, che insomma in questo senso ci hanno dato una mano. La prima partita sono il torneo Pinto, come hai costruito e... Sì, abbiamo un calendario di amichevoli che parte già dal 6 settembre. Il primo impegno diciamo ufficiale sarà il trofeo Pinto del 20 e 21 settembre con Francavilla, Martina Franca e Biceglie, e poi continueremo con gli amichevoli in vista della prima gara interna con i Isernia il 5 ottobre. Anche se non possono essere previsioni, il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è fare un grande campionato, avere una squadra che giochi una bella pallacanestro e valorizzare i tanti giovani che ci hanno dato fiducia e hanno scelto noi. Grazie mille. Grazie.